Se sparassimo anche un solo missile Sarmat, l'Inghilterra e tutte le sue isole sparirebbero per sempre. Basterebbe solo un missile, Boris, e l'Inghilterra non esisterebbe più. Perché scherzare col fuoco? Abbiamo anche il sottomarino Poseidon, capace di lanciare un missile a 1000 metri di profondità a 200 km orari. Distruggerebbe le isole con tutto quello che hanno attorno, trasformandole in un deserto radioattivo. Dmitry Kiselyov è il conduttore di un programma settimanale in onda sul primo canale russo. Come tanti suoi colleghi, non ha timore di evocare una guerra nucleare. È stato calcolato che un missile Sarmat lanciato da Kaliningrad sarebbe in grado di colpire Berlino in 106 secondi, Parigi in 200, Londra in 202. Non avrebbero neanche il tempo di contare che il missile li colpirebbe. È così che bisogna ragionare con quei paesi, altrimenti non capiscono. Cambia trasmissione e i toni si fanno ancora più alti. Questo è lo show di Vladimir Solovyov. Ci restano solo due opzioni, o perdiamo in Ucraina o inizia la terza guerra mondiale. E credo proprio che questa ultima ipotesi sia la più realistica. Conoscendo noi, conoscendo il nostro presidente Putin, il risultato più probabile è che tutto questo finirà con un attacco nucleare. È orribile, lo so, ma dopo tutto sarà quel che sarà. Andremo in paradiso? Sì. E loro moriranno. Mentre in studio si ipotizzano scenari da fine del mondo, i reportage dal campo mostrano le imprese dell'esercito russo contro quelli che vengono chiamati nazisti ucraini. I nostri nemici sono al secondo e al terzo piano. L'invasione dell'Ucraina nella TV russa sta assumendo i toni di una guerra contro tutto l'Occidente. Guardate, proprio qui in questa zona dell'Ucraina, vicino al confine polacco, si stanno concentrando tutte le forze del male che combattiamo con la nostra operazione militare speciale. In questa parte dell'Ucraina sono già schierati migliaia di soldati stranieri. I politici americani ed europei non nascondono di fornire aiuto agli ucraini. Il loro obiettivo principale è di indebolire la Russia come potenza mondiale. Hanno dato la colpa della guerra a noi, ma in realtà mentono. In cielo vediamo l'aereo da combattimento equipaggiato con armi di diverso tipo. Questo è un missile aria-aria. Le imprese dell'aviazione rimandano alle grandi battaglie aeree della Seconda Guerra Mondiale, evento storico continuamente evocato dalla propaganda russa. Questa notizia è stata trasmessa nel telegiornale della sera. E ora l'epopea dei piloti sovietici che hanno distrutto il mito dell'invincibilità dell'esercito nazista, conducendo un'operazione unica. Da domani sul grande schermo il film Ali su Berlino, sul primo attacco del nostro esercito sulla capitale tedesca. Un modo per rinvigorire la memoria dei nostri eroi. Будем бомбить Берлин, ребята. In tutta la Russia sono già iniziati i preparativi per le celebrazioni del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Alcuni iniziano a dimenticare la storia della Seconda Guerra Mondiale o fanno finta di dimenticarla, ma in Russia tutti ricordano. La vittoria è stata con noi, c'è ancora oggi e ci sarà per sempre. Saranno milioni i partecipanti alla parata immortale del 9 maggio. Vedete quello che sta succedendo in Ucraina? Ancora una volta i fascisti. Ancora. Io ho combattuto contro di loro al fronte. So cosa vuol dire. E questi sono perfino peggiori rispetto ai tedeschi. Noi veterani siamo tutti a favore del presidente Putin. Vinceremo. E sarà la seconda vittoria contro il fascismo.